In questo momento vediamo molto spazio sicuramente nell'ambito dell'azionario long short, vista anche la volatilità registrata da febbraio in avanti sui mercati azionari, che quindi ha fatto presupporre che forse il giocattolino è rotto, nel senso che l'altissima correlazione dei principali indici azionari può venire meno e quindi si ritorna a fare della ricerca fondamentale e si ritorna anche a dare delle soddisfazioni agli investitori anche con i mercati al ribasso. Detto ciò, noi stiamo lavorando molto sul portare una strategia che è tipicamente per gli investitori istituzionali, quella del debito privato, a favore anche di investitori individuali. È una soluzione che è ancora nella galleria del vento di BUML, per cui la stiamo testando con gli ultimi termini e condizioni, ma pensiamo che ci può essere spazio per far partecipare l'investitore privato, individuale, italiano a quelle che sono le bontà di un investimento che forse è illiquido per definizione, ma dall'altra parte offre un premio di rendimento dovuto appunto all'illiquidità. E poi non dimentichiamoci che il mondo del debito privato, il mondo dei prestiti, è un mondo che funziona a tasso variabile, che in questo momento sembra godere del favore degli investitori.